La reazione del Terzo Reich alla dichiarazione dell'armistizio di Pietro Badoglio fu esplicita. L'Italia è stata la nazione che ha tradito l'alleanza sacrosanta del nazismo e del fascismo. Da parte dei militari, invece, si aggiunse che quel giorno, l'8 di settembre del 1943, fu un atto di follia universale degli italiani. Per cui bisognava immediatamente organizzare atti e iniziative di una violenza inesaudita, che è stata appunto quella delle stragi naziste, che cominciarono soprattutto nel meridione, in particolare a Valletta, in questo fazzoletto di terra. Il 12 settembre del 1943 ci fu una strage di cittadini. Un gruppo di 12 vigili urbani più due dei turbini furono prelevati dalla loro caserma qui in questo punto e fatti passare in fila indiana sino alla piazza principale della città, Piazza Monumento, che dava appunto sulla facciata principale del Palazzo delle Poste, e furono immediatamente posti qui alle mie spalle e da un tiratore scelto che era stato appostato sull'altro marciapiede, furono falciati in men che si dica e si ritrovarono ad essere mucchio di cadaveri che imbrattarono di sangue e di orrore la città.